Ciao ragazzi, Antonio Rico, direzione di chitarra moderna.com. Oggi voglio mostrarti come poter suonare Quando chiovo di Pino Daniele. Questo qui è un brano bellissimo, bellissimi accordi, bellissime melodie, bellissimi arrangiamenti. Insomma, Pino Daniele suonava, cantava, si arrangiava ed era un grandissimo della musica italiana e ci ha regalato tantissime canzoni, tra le quali questa qui è una delle mie preferite. Allora, guardiamo gli accordi. Innanzitutto, prima di passare alla lezione, se sei nuovo da queste parti, considera di iscriverti al canale. Qui si parla di musica e di chitarra, quindi se vuoi continuare a migliorarti, questo è quel posto giusto. Clicca il bottone, clicca anche la campanellina o iscriviti alla fanpage di Facebook. Allora, il primo accordo è questo Re maggiore, una battuta. 1, 2, 3, 4, poi gli facciamo un arpeggino. Semplice. Uno può fare un pochettino come vuole, in effetti lo stavo improvvisando. Poi andiamo nella seconda battuta a questo Re maggiore settima, un accordo molto bello. Stiamo utilizzando un semibarré, prime tre corde, secondo tasto. La quarta corda vuota ovviamente è un Re, quindi Re maggiore settima. Poi andiamo su questo che è un Re settima. Se non conosci questi accordi, ti consiglio di iscriverti alla masterclass gratuita. Ci sono 4 ore di video lezione e il libretto degli accordi più utilizzati sulla chitarra e delle scale anche. Quindi puoi andare a iscriverti lì, c'è il link nel video o nella descrizione. Allora, qui ci fa questo giochino. Ok, è una melodia prevalentemente sulla prima corda, dove togliamo il terzo dito per ottenere la prima corda vuota. Questo lo rende un Re settima sus 2. Poi torniamo al Re settima. Andiamo al sus 4. Re settima sus 4. Re settima sus 2. E poi andiamo a suonare il Re sulla seconda corda, terzo tasto. Questa qui è la melodia, in effetti. Andiamo su un Sol. Qui la melodia ce l'ho sulla seconda corda. E infatti non sto neanche né premendo né suonando la prima corda. Poi andiamo su quest'altro accordo, molto bello. Questo qui è un Fa diesis minore undicesima. Ok. Praticamente cosa stiamo facendo? Secondo tasto, sesta, quarta e terza corda, e poi prima e seconda corda vuoto. In effetti puoi suonare anche la quinta corda. Molto bello. Poi basta spostare queste due dita su e otteniamo un Mi minore. Due battute. Questa qui è la prima sezione del brano. Poi andiamo nell'altra sezione. Impariamo questa parte qui. Qui abbiamo un Si minore undicesima. Suonato in questo modo, secondo, terzo tasto, quarta e prima corda sono a vuoto, non suoniamo la sesta perché il basso è qui, secondo tasto della quinta corda. Quindi questo qui è l'accordo. Ritorniamo al nostro Fa diesis minore undicesima. Al Sol, poi al nostro Si minore undicesima di nuovo, Si bemolle maggiore settima con la quarta aumentata, e lo otteniamo semplicemente spostando il basso della Si minore undicesima indietro di un tasto. Diventa un Si bemolle maggiore settima con l'undicesima aumentata. E suoniamo tutte le 5 corde più alte, come prima, come così minore, settima, undicesima. Anche qui facciamo la stessa cosa.
battute e poi ripetiamo il tutto. Quindi questa sezione qui sarà si minore settima, undicesima, fa diesis minore, undicesima, sol, si minore, si bemolle e poi ripetiamo da capo. Questi qui sono gli accordi. Questa lezione fa parte di una serie dedicata a quelli che personalmente ritengo i 20 riff per chitarra acustica mitici, e quindi c'è il link, vagli a dare un'occhiata, sono dei bellissimi riff di chitarra e se segui la playlist potrai vedere i diversi tutorial nel corretto ordine nel quale li ho pubblicati e li consiglio di seguire. Ok ragazzi, grazie per l'ascolto. Se queste lezioni ti piacciono e ti stanno aiutando, cortesemente clicca mi piace, lascia un commento se hai delle domande e ci vediamo alla prossima.